Oggi proviamo lei, la TRK 502X di Vito. Ed eccoci a bordo della TRK 502X di Benelli. TRK 502X, dove la X sta ad indicare che questo è il modello con qualche vocazione anche enduristica in più. Chiaramente non è un enduro specialistica, ma è una moto che non disdegna anche qualche tratto in off-road, e non ve la porterò io in off-road perché ho un po' di timore reverenziale nei confronti di questa moto, forse anche dovuto alle tante leggende che girano su questo modello, cioè che sia cinese, che sia venduto solo perché il prezzo è buono, che sia troppo pesante, che sia un macigno, dice qualcuno, che non abbia motore, che non sia divertente. Secondo me oggi sfateremo un bel po' di questi miti, se non tutti. Iniziamo dalla posizione di guida. La posizione in sella è veramente molto comoda. Mi sorprende il fatto che il manubrio sia leggermente stretto, i miei polsi li sento particolarmente vicini. Sicuramente su una maxi enduro mi sarei aspettato un manubrio un po' più largo per avere un controllo migliore, ma vi posso dire che poi durante la guida, nelle curve ma anche sul dritto, questa posizione non stanca, non affatica e vi dà comunque un ottimo livello di controllo. Il manubrio è inoltre regolabile nella posizione e può essere allontanato o avvicinato a seconda delle preferenze del pilota, quindi magari già con un intervento di questo tipo potete andare un po' a cambiare le cose. La triangolazione con le pedane è buona, le trovo paradossalmente arretrate rispetto alle aspettative. Non sono arretrate in valore assoluto, ma su una turistica me le sarei aspettate anche un po' più avanti per avere una posizione ancora più comoda. La strumentazione che vedete qui davanti è davvero molto semplice. Abbiamo sulla sinistra un contagiri analogico e sulla destra un piccolo schermo con le spie di stato che ci mostra la velocità, i chilometri percorsi. Tra l'altro abbiamo fatto ora noi 2000 km sulla moto di Vito, auguri Vito. L'indicatore della marcia e il consumo del carburante. Il telaio di questa moto è in acciaio ed è il vero forse elemento di discussione, perché è un telaio in acciaio proprio come quello che Benelli monta anche sulla linea 800 e che monta su tutta la linea 500, quindi non solo TRK ma anche Leoncino. È quello che rende molto pesanti queste moto. Infatti la TRK ha un peso con il pieno fatto di 240 kg, che non sono pochi, soprattutto se mossi da un motore 500 da 48 cavalli a 8500 giri. È vero sì che questo bicilindrico è bello allegro, che la coppia arriva subito ed è sempre disponibile, ma comunque spostare questa massa per un motore così piccolo, tutto sommato sicuramente non siamo ai livelli di uno da maxi enduro, non è impresa semplicissima. Detto questo, comunque per un viaggio anche allegro la TRK si comporta molto bene, ma lo vedremo meglio dopo tra le curve. Il reparto sospensioni ci parla di una forcella a steli rovesciati con steli da 50 mm molto grandi, esattamente come quelli della Leoncino 800 ma anche della Leoncino 500, quindi Benelli resta su questo tipo di forcella che sicuramente contribuisce ad alzare ancora i pesi, ma dà veramente tanta stabilità alla moto. Forcella che come vedete non ha regolazioni, ma che secondo me non ha bisogno di regolazioni perché funziona veramente molto bene l'idraulica. Non ho trovato nessun difetto né in frenata né in accelerazione, la compressione e l'estensione vengono gestite molto bene. Mi sarebbe piaciuta forse solo una regolazione del precarico, magari per dare più flessibilità ai piloti più esigenti, ma non è disponibile neanche quella. Invece dietro abbiamo un monoammortizzatore che tende un pochino a scalciare, l'estensione è poco frenata, ma qui c'è un fosso. Doti enduristiche testate. Dicevo, c'è un mono che tende a scalciare, ma ad esempio in questo frangente non ha scalciato, però arrivando fin qui prima qualche botticella l'ha data sulle asperità del terreno. Il monoammortizzatore però è regolabile in precarico e questo permette soprattutto una gestione avanzata, cioè non così avanzata, però un attimino più ponderata dei pesi, soprattutto quando si viaggia in due o carichi con i bagagli. Come vi dicevo, il motore è un bicilindrico made in Benelli da 48 circa cavalli che esprime questa potenza, 8500 giri. 8500 giri sono veramente molto in alto nella scala, quindi è anche difficile, c'è da dire, marciare con i 48 cavalli disponibili. Guardatene intanto in curva, mamma mia,
Il TRK, come si pennella la ciclistica, guardate quanto segue bene. C'è bisogno sempre di un po', no? Per prendere velocità elevate, perché il motore è quello che è, non si può mentire. Però ragazzi, secondo me gli manca giusto quel brivido di accelerazione che vi danno motori più prestanti. Già con una settantina, un'ottantina di cavalli questa moto avrebbe dato sensazioni diverse. Però è anche una moto che vuole divertirvi sul lungo raggio, portandovi a spasso anche in due, e in questo il motore va benissimo. Mi sarebbe piaciuta solo qualche vibrazione in meno, perché già sui 6000 giri, anche qualcosina in meno, vedete, ora sui 6000 giri in terza sono a 80 all'ora, le vibrazioni sono tante, e soprattutto per un uso in autostrada dove in sesta arrivate già sui 5000 giri, così le vibrazioni le percepite, non tante ma le percepite. È un aspetto che in termini poi anche di fatica alla guida su un lungo raggio bisogna considerare. Il reparto freni è made in Benelli e prevede una pompa di tipo assiale e un doppio disco a margherita da 320 mm morso da pinze, sempre Benelli. Al posteriore disco singolo da 260 e una pompa che in realtà fa ben poco, ragazzi. Il freno posteriore, me l'aveva anticipato Vito, non frena granché, quindi vi consiglio di usarlo più che altro per correggere eventualmente le traiettorie. Invece nota di merito all'anteriore, perché sì, dovete stringerla un po' quella leva, dovete tirarla un po' con convinzione, ma poi dopo l'impatto iniziale, che può sembrare che la moto non freni, quando andate a stringerla con convinzione la leva, allora lì sì che sentite tutta la potenza frenante della Benellona. Guardiamo, facciamo una prova da 50 all'ora, 60, proviamo, frenata. Frena tanto, poi l'ABS interviene ma in maniera molto delicata. Questo ci permette anche di stare abbastanza tranquilli. ABS che è tra l'altro l'unico controllo che troviamo sulla TRK. Non che serva nulla di più, perché il traction control qui sarebbe stato assolutamente superfluo, sprecato. Le mappe motore, idem, perché comunque è un motore questo molto semplice, molto parco sia nell'erogazione sia anche nei consumi. Quindi non ci sarebbe stato bisogno di addolcirlo con mappe più tolleranti, diciamo così. E ovviamente non c'è neanche l'antisaltellamento, che sarebbe stato utile invece quello, secondo me. Serbatoio da 20 litri, la stima dei possessori è un consumo che, se scannate la moto al massimo, state sui 20 km al litro, se passeggiate fate anche i 25 e pure qualcosa in più nel caso. Quindi veramente un'autonomia molto positiva, soprattutto nell'ottica di un viaggio a lungo raggio. La protezione dall'aria offerta da questo cupolino è molto buona, ma apprezzo anche tanto la protezione data alle gambe, perché vedete, il serbatoio vi permette di inserirle all'interno. In questo modo voi marciando non sentite arrivare per nulla aria sulle gambe. Questo, nell'ottica di un viaggio da 1000-2000 km o più, vi facilita tanto le cose, perché percepirete poco la fatica, anche soprattutto se fate viaggi di più giornate. Peccato che, appunto, come detto prima, ci sia qualche vibrazione di troppo dai 5000 in su, che vada sostanzialmente a pareggiare le cose. Però poteva andare peggio, potevate avere sia vibrazioni che tanta aria. Sono curve veloci, ma la forcella da 50 mm permette entrate in curva anche abbastanza spinte. La guida in piedi è un po' ostacolata da questo serbatoio che si avvicina forse troppo alle cosce, quindi vi catapulta un po' in avanti mentre state in piedi. Non è comodissima da quel punto di vista, meglio adottare una posizione ibrida. Però comunque sì, il serbatoio un po' in questa zona vi ostacola. Però come potete vedere da queste riprese che mi ha fornito Vito, anche in una strada bianca, quello davanti sono io con la Tenere che lancia polvere, il TRK, vi posso assicurare, si è comportato alla grande, anche con le gomme di primo equipaggiamento, quindi senza avere gomme troppo specialistiche. Proviamola nel dinamico allora, anche perché abbiamo atteso fin troppo. Vediamo come si comporta. È un bicilindrico molto lineare e fluido nell'erogazione, ma a cui chiaramente manca un po' di brivido, come dicevamo. Però con lei si va come dei treni lo stesso. È davvero tanto apprezzabile la stabilità in entrata di curva, in particolare in uscita manco a parlarne, perché i cavalli sono pochi, quindi non c'è bisogno mai di stare attenti. Sostanzialmente potete spalancare e lei fa tutto da sola. Però l'entrata di curva molto bella, il peso, la forcella da 50 alla stregua proprio della Leoncino 800 Trail, l'entrata in curva di Stebenelli
è eccellente, dà veramente tanta fiducia sta moto. La sua difficoltà non è in questo, non è nello stirarla un po', sta più che altro in una gestione dei pesi che sono sì importanti, ma non in questi contesti, bensì in città. Uno scenario in cui adesso andiamo a provare la TRK. E ora, come promesso, la prova città, perché se ancora non siete convinti che questo mezzo si muova esattamente come tanti altri, che non ha un peso piuma, lo sappiamo, ma che non sia neanche questo grande macigno che viene descritto, lo dobbiamo dimostrare. Allora vi posso dire che io sono qui in città, uno scenario in cui comunque la TRK per tanti motivi può tendere a muoversi, perché magari c'è chi la sceglie al posto di uno scooterone, perché anche in un turismo a medio lungo raggio nei paesi ci passate. Beh, vi posso dire che anche in queste manovre, vedete, nello stretto non ci sono assolutamente problemi, quindi promossissima, ma non mi sembra tutto questo dramma, onestamente. Vedete? Qui fermi, 10 all'ora, si riparte, cioè non, veramente non lo dico più, ma non so perché per alcuni questa moto sia pesante, non è leggera, siamo d'accordo, ma non è un macigno. Ma adesso è arrivato il momento di tirare le conclusioni sulla Benelli TRK 502X. È la moto più venduta in Italia ormai da diverso tempo, e lo è non solo perché il prezzo è basso. Sfatiamo il primo mito. Vorrei chiedervi: se compraste un oggetto che costa poco ma non è buono, vi sentireste felici di quell'oggetto? Io non credo. Cosa fareste subito dopo? Andreste a dire a tutti in giro che quel prodotto non va bene, non vale nemmeno 6.000 euro. Invece nel caso della TRK questa sensazione non la avete, anzi avete una sensazione opposta, cioè quella di aver speso bene i vostri soldi. Con 6.000 euro riuscite infatti a portarvi a casa una moto con una dotazione completa. Basti pensare agli optional che molti altri vi fanno pagare e Benelli vi regala, come le barre paramotore, i paramani e il portapacchi già predisposto, quindi per l'aggiunta di un bauletto, ma anche il pacchetto generale turistico puro, che equipaggia questa moto con una sella molto comoda, con un motore che consuma poco e quindi vi facilita la possibilità di fare tanti chilometri spendendo poco, e di questi tempi è una cosa importante. L'ottimo cupolino che vi toglie tanta aria davanti e quindi vi rende più comodo il viaggio, oltre che stancarvi di meno. Nell'ottica touring, come detto, mi sarebbe piaciuto solo avere un po' meno vibrazioni, ma veramente stiamo andando a cercare un difetto solo per inserirne uno. Nella guida in piedi il serbatoio molto alto, diciamo che non agevola tanto, però agevola perché sono comunque 20 litri e significa che di chilometri poi ne fate senza fermarvi spesso al benzinaio. Quindi ragazzi, è la più venduta in Italia ormai da tanto tempo, certamente attira per il prezzo, ma poi convince con tutto il resto. Il motore secondo me va bene, è chiaro che non è un motore emozionante, ma per iniziare o per chi vuole solo viaggiare, non è interessato a fare il tempo sul giro, va più che bene. Può essere anche un motore definitivo a quel punto, per altri motivi, per i suoi consumi. Le sospensioni sono straordinarie per la tipologia di moto. Reparto freni promosso a metà, cioè l'anteriore, il posteriore bocciato perché veramente è come non averlo. L'elettronica è molto basic e i consumi sono eccellenti. E poi c'è il fattore peso. Allora, è vero, la moto è pesante, ma è un peso che non è un qualcosa di assurdo per la categoria. È assurdo forse perché voi muovete quei 240 kg tra virgolette con soli 48 cavalli, ma per esempio la BMW R1250 RT che ho provato di recente pesava 280 kg e nessuno si è mai lamentato del peso, proprio perché è una moto che con quel motore viene mossa più agevolmente. Quindi forse è solo un discorso di percezione, ma toglietevi quel timore reverenziale che avevo anch'io nei confronti di questa TRK, pensando che dovesse buttarmi a terra da fermo con facilità. Non è così, e poi soprattutto quando si va su strada il peso, come potete notare, lo percepite davvero poco. Per questo video è tutto, io vi ringrazio per averlo seguito, se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!